Adesso parliamo di antimafia. La Fondazione Caponnetto spiega i ritardi nella presentazione del report sulla criminalità organizzata a San Marino e replica alle critiche sui social network. Ritardi di carattere organizzativo. Stiamo riallineando i vari rapporti che la Fondazione fa non solo per San Marino ma anche per altre regioni italiane. Così il presidente della Caponnetto motiva il rinvio della presentazione della relazione sulla criminalità mafiosa e organizzata a San Marino. Sul web dichiara: ho visto le peggiori dietrologie. Non esiste alcun rapporto che in questo momento gira sul territorio che sia della Fondazione. Reali l'azione che vorrebbero questi ritardi legati alla volontà di coprire politici democristiani chiamati in ballo nelle inchieste, risponde così. La Fondazione Caponnetto non è strumentalizzabile o utilizzabile da chi che sia, né dalle formazioni politiche e nemmeno però dai cosiddetti urlatori che spesso ci sono sui social network. Non sono utilizzabili né dagli uni né dagli altri. Non è che il report della Fondazione Caponnetto è una sentenza nei confronti delle persone o è una sostituzione della Fondazione Caponnetto nei confronti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità inquirente. Il report della Fondazione Caponnetto è un'analisi che vi dice quello che succede sul vostro territorio. A seguito delle tante inchieste che ci sono state sia da parte sanmarinese che da parte italiana, a seguito dell'analisi geopolitica di come oggi si muove la criminalità organizzata. Quindi, anche nel report dell'anno scorso, non è che c'erano nomi e cognomi di un determinato tipo di politici o non di politici. I nomi e cognomi che possono uscire nei report sono esclusivamente quelli delle persone che sono arrestate. Intanto la data è già stata fissata.